Cari amici, cari bambocci, ma soprattutto care sorelline in calore, benvenuti in questo nuovo video. Oggi devo fare un video di errata corrigere, infatti questo video sarà molto breve, conciso e specifico. Mi devo correggere di una cosa che ho detto ieri. Nel video che vedete in sovraimpressione, cioè quello che ho pubblicato ieri su tutte le edizioni speciali, e ricordo essere l'unico video su YouTube Italia a essere così preciso, ad avervi fornito tutte le informazioni per ogni edizione specificatamente, punto per punto, spiegandovi ogni cosa, quindi mettete like e condividete quel video oltre che questo, mi devo correggere su una versione, la Collector Box. Ieri appunto in questo video vi parlavo del prezzo e vi dicevo che la Collector Box costava 99€ ed era esattamente il prezzo della Ultimate Edition e non mi spiegavo come mai. Solo che la Rockstar, quei gran furboni, ed è per questo che vi dico che non è colpa mia di questo errore, non hanno specificato che il gioco non era contenuto. Infatti, avete capito perché il prezzo era uguale? Perché il gioco non c'è nella Collector Box, c'è fino all'Ultimate Edition, mentre dalla Collector Box ci sono tutte queste bellissime cose, ma il gioco non è presente. Infatti, se noi vediamo l'immagine, non c'è scritto gioco non incluso o gioco venduto separatamente. Vedete che in questa immagine non c'è, noi possiamo andare in giro nell'immagine, non c'è. E quindi io ho dato per scontato che il gioco ci fosse. Ma visto che ormai dare per scontato una cosa non è possibile, perché qua non è proprio possibile, ecco, proprio per questo il prezzo era uguale all'Ultimate, 99€, perché il gioco non è contenuto in questo scatolotto. Quindi, se noi facciamo un rapido calcolo con le nostre calcolatrici mentali, mettiamo 100€ di Collector Box, ma non essendoci dentro il gioco, dobbiamo aggiungerci anche 60-70€ di gioco, quindi viene fuori alla fine una spesa di 170-180€ per avere gioco più tutte queste cose. A questo punto capirete da soli che invece con 100€ e basta vi comprate l'Ultimate Edition, che contiene praticamente tutti i bonus in game, multiplier eccetera eccetera, e quindi risparmiate ben 60-70 sacchi, ed è praticamente la scelta che io vi consiglio di fare se siete amanti di questo gioco, chiaramente, perché a mio avviso è il prezzo giusto, anche perché se voi considerate che ci sono certe ciofeche in giro di giochi merdosi che li vendono a 60€, non facciamo nomi, perché è meglio che non facciamo nomi, questo ne vale 100€ per la sua maestosità, la sua incredibile fattura, la sua precisione, il suo motore grafico, la cura, la bellezza nei dettagli. Quindi diciamo che se volete spendere 100 sacchi fatti bene, proprio con il cuore, mica per spenderli in quella merda di Destiny 2, che non va, gioco che non funziona, tra parentesi, ecco, spendeteli qui perché almeno avrete il gioco più tutti i vari bonus in game, mappa inclusa. E niente, poi mi sono dimenticato, anche questa la dovevo aggiungere ieri, ma poi mi sono dimenticato, che se noi zoomiamo sulla Ultimate Edition c'è anche la Steelbox esclusiva in metallo, vedete? Non sarà la classica custodia di plastica cagosa, ma ci sarà proprio una Steelbox di metallo come tutte le edizioni speciali. Quindi questa ovviamente in fisico, se voi la comprate l'Ultimate online non vi danno niente, vi danno solo i bonus in game, il gioco e la mappa in game ovviamente. Bene, questo è quello che vi volevo dire, era giusto specificare perché magari qualcuno poteva pensare di comprare la Collector Box ma poi si ritrovava senza gioco, quindi si ritrovava a guardare la mappa come un coglione, ma il gioco dov'è? La giocattola commerciale? Non la trovo la giocattola! E quindi, non trovando la giocattola, poi impazziva, si iniziava a fare le seghe, si ammazzava e si impiccava in cameretta, quindi era giusto specificare. Io comunque vi ripeto, vi consiglio di prendere la Ultimate Edition. Se volete spendere dei soldi, piuttosto spendeteli sull'Ultimate, che c'è tutto ciò che c'è bisogno per divertirsi. Altra cosa, che vedi anche questa mi è venuta in mente adesso, è le missioni esclusive. Allora, ieri, sempre nel video di ieri, vi ho detto che praticamente ci sono delle missioni aggiuntive della banca, del campus, eccetera, eccetera, che erano sbloccabili anche nel gioco. Ecco, uno della Rockstar ha risposto ad un tweet, e ha detto praticamente che quelle sono missioni esclusive unicamente pensate per l'edizione
Limited e Ultimate, quindi Special e Ultimate, quindi non le troverete nel gioco e anche per questo vi conviene prendere questa, perché alla fine, ragazzi, avete speso soldi per cagate, questo merita ogni centesimo. Ora vi saluto, mettete like, condividete il video e ci ribecchiamo domani. Tanti like per Capobassone, agagagagra.